6'5". You made another day, made it alive. Made another day, made it alive. Yeah, yeah, yeah. 24/7, 365. You made another day, made it alive. Ragazzi, buongiorno e buon sabato 15 maggio 21. Sono sul passo del Brallo. Ci sono circa 16 gradi, il tempo è un po' strano, un po' incerto. A volte c'è il sole, a volte sono le nuvole. Il panorama, neanche a dirlo, è molto bello. Qui sotto di me si scorge la Valtrebbia, dove andrò adesso. E sono partito da casa che era circa 1:30, 2:15 e c'erano circa 20 gradi. Qui ce ne sono circa 16. Da casa sono arrivato a Varzi. A Varzi mi sono tenuto sulla destra e ho proseguito verso il passo del Brallo. Se mi fossi tenuto sulla sinistra sarei andato su quello del Penice. Il fondo stradale non è male, l'asfalto mi riferisco. L'asfalto è messo bene rispetto a tanti altri posti qui in zona. Il problema di questa strada fondamentalmente sono dei grossi avvallamenti dovuti al fatto che il manto stradale in alcuni punti è franato, quindi si sale, si procede sul passo a passo moderato andante, senza brio, con molta molta cautela e occhi aperti. Per il resto ci si gode il paesaggio, il panorama, che sono decisamente belli, particolari. Il cielo non è proprio bellissimo, si alterna sole e nuvole, c'è una leggera bava di vento e adesso proseguo e mi tufferò nella Valtrebbia. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. Need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, in between the sand and storm, could you make it out? Sono arrivato sulla Valtrebbia, ma in realtà c'è una deviazione, la strada è chiusa verso Bobbio, quindi adesso mi dovrò inventare qualche altra, dovrò trovare qualche altra strada per tornare dalla parte di Bobbio. Probabilmente farò a Val di Nure, a Val d'Aveto, allungherò, vediamo un po', non lo so, vedremo come fare, perché non volevo tornare eccessivamente tardi, ma questa deviazione mi porterà via un po' di tempo. Dallo svincolo dove ho trovato praticamente i lavori sono arrivato fino a quasi Ottone. La strada, neanche a dirla, è bellissima, la Valtrebbia è veramente fantastica e le Mutant stanno dando il meglio di sé.
praticamente adesso proseguirò verso Ruffinati, salterò, scollinerò queste montagne alle mie spalle e finirò nella Val d'Aveto, e da lì dovrei, sperando che non ci siano altri lavori, raggiungere Bobbio, e poi da lì a Bobbio vedrò che quale altra strada fare per tornare verso casa. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight's gonna be the one. Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Sono tra il nulla e l'addio, tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia. Alle mie spalle c'è la Valtrebbia. E di qua praticamente sto scollinando verso la Val d'Aveto. Dovrei essere in cima al passo. Qui c'è un'area sosta, c'è un monumento ai caduti, ma gli unici che ho incontrato sono stati un cerbiatto e tre leprotti che mi hanno attraversato la strada. Per il resto non c'è nessuno. Il passo è molto molto bello, l'asfalto è ottimo e non ho, praticamente non c'è traffico, quindi mi sto godendo questa strada sconosciuta a tanti, a quanto pare, perché non c'è assolutamente nessuno. Il tempo è un po' incerto, pare che voglia venire a piovere. Mi sto godendo questo tratto di strada veramente dimenticato da tutto e tutti. Qui dietro di me c'è un'ora picnic, qui c'è un monumento ai caduti. Il tempo spero che tenga. Adesso mi rimetto in sella e scollino e vado nella Val d'Aveto. Di là a quanto pare si sta aprendo un po', c'è qualche sprazzo di sole. Va bene, torniamo in sella. Sono arrivato a Ruffinati. Da Lisore a Ruffinati sono 7-8 km circa. La strada è molto stretta e la pendenza è abbastanza impegnativa. L'avevo fatto già una volta, ma l'avevo fatto in salita ed è totalmente diverso farla in discesa. Da qui praticamente esco nella Val d'Aveto che vi dicevo prima, ed è una strada altrettanto bella la Valtrebbia. Spero che non ci sia traffico in maniera da potermela godere. Il tempo, come potete vedere, è un po' coperto. Dovrebbe mantenere, però, non dovrebbe piovere.
Adesso la strada che mi aspetta praticamente è questa qua. Ma adesso la facciamo insieme. Dalla bellissima Val d'Aveto sono uscito a Marsaglia e da Marsaglia ho ripreso la Val Trebbia. Questo che vedete qui sotto è l'elefante della Val Trebbia e sopra l'elefante potete vedere Brugnello. Quello lì è un paesino medievale che si affaccia sull'elefante della Val Trebbia. Questo qui sotto è il torrente Val Trebbia e questo tratto è chiamato l'elefante della Val Trebbia. Nel frattempo sta uscendo il sole e quindi è scampato pericolo per la pioggia e adesso mi attende un po' di chilometri di strada fantastica, questa della Val Trebbia. Qui ovviamente il traffico è tornato ad esserci, ci sono diversi motociclisti, ma con un po' di diligenza ci si diverte anche qua. Così, tra una curva e l'altra, lungo la Val Trebbia, sono arrivato a Bobbio. Quello che vedete alle mie spalle è il ponte che lo caratterizza. È un ponte fatto di 9 archi e tutte e 9 sono archi totalmente diversi uno dall'altro, di altezze diverse. Nel frattempo è uscito il sole, anche se c'è un fastidioso vento che soffia, ma per il resto, tutto sommato, si sta bene. La temperatura è buona, sono sui 16 gradi. Sono circa le 5:15, adesso da qui salirò verso il Passo Penice e dal Penice poi me ne tornerò mestamente verso casa. Ero indeciso se fare il Passo Scaparina, ma il Passo Scaparina mi porterebbe via un po' più di tempo, visto che è un passo dove l'andatura è più blanda, il fondo è particolarmente rovinato, insomma preferisco fare il Passo Penice, da lì poi scendere a Varzi e tornare verso casa. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. E come vi anticipavo, raga, questo qui praticamente è il Passo Penice. Sono circa le 5:30, 6:20. Questo è lo spezzale che c'è sul passo. Ci sono dei ragazzi con le moto, altri ragazzi sono con delle macchine un po' più sportive. È un passo molto battuto, c'è traffico rispetto a dove ero prima. La strada che mi piace molto sono le strade che ho fatto prima, quella tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, dove praticamente non c'è nessuno. Sono strade da fare a passo moderato e godersi il paesaggio. Queste qui trovi spesso e volentieri gli smanettoni del weekend, dove sono più i rischi che il godersi la strada. Da qui, tra l'altro, dal Passo Penice passa la via Francigena che poi continua. E da qui praticamente me ne torno verso casa. Ma i saluti ce li facciamo lungo la strada, ancora tra un po'.
Ok, ci siamo quasi, il giro è quasi finito, sono ai piedi del passo, da qui mi avvicino verso Varzi e da Varzi vado verso casa. Oggi è sabato, Cinzia oggi non c'era come avete visto, ma ci sarà domani, domani non so dove andremo, vedremo cosa fare. Se siete arrivati fin qui e il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, è gratuito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! I'm not sure what I'm feeling. Sometimes it feels like I'm sinking. But underneath the water's warm. Can't recognize this feeling. It's something new and I'm changing. But it comes to me with open arms. Game and I'm winning. Not sure the rules that I'm breaking, but I know in time I'll learn them all.